Riflessi oggi vi propongo un nuovo tutorial: un cardica col punto brioche. Ci sarà proprio nella playlist corso. punto Brioche perché aumenterò sempre di più la difficoltà su ogni tutorial. Poi aggiungerò dei video come la cucitura invisibile che vedremo in questo tutorial, ma farò poi dei piccoli video dove potete andare a guardare, qui vi ricordo sempre di andare a vedere andare a vedere la playlist che man mano aggiungerò dei video sempre allora come difficoltà è veramente piccola la difficoltà proprio perché ho pensato di iniziare con un progetto dove tutti lo possono lo possono realizzare sia perché la lavorazione a pannello in maniera di facilitare molte persone e poi è carino veramente vi ho fatto vedere insomma le foto l'avete viste in presentazione e poi prendere le misure facile lo sappiamo tutti lavorare a pannello ad uncinetto ma impareremo le diminuzioni gli aumenti eh, come chiudere le famose scalette che mi avete chiesto in tantissimi insomma in questo tutorial c'è un pochino di tutto e poi man mano aggiungeremo alla playlist corso.brioche allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial vi faccio vedere da vicino il cardigan. Eccolo qui. Abbiamo una lavorazione sotto in coste, come vedete. Abbiamo un bordino lavorato appunto bassissimo. E abbiamo qui le nostre righe, le righe brevi, insomma che molte mi avete chiesto. Ho fatto una scollatura non molto profonda, più piccolina le maniche sono semplici e molto elasticizzate ora come misura io credo che possa eh, per quanto alla sua larghezza elasticità vedete fino per me una, una l calza benissimo io ho preso le misure della mia circonferenza che è 100 voi potete prendere la misura insomma più generosa se è dei fianchi oppure comunque lavoriamo a pannello per cui non è che ci occorre eh, tante misure, non dobbiamo modellarlo, per cui eh, io ho preso la misura del seno che è più abbondante che è 100, ho messo un 10% di agio, per cui la mia circonferenza da 100 è arrivata a 110, e ho diviso per 2, dividendo per 2 il pannello, la larghezza deve essere di 55, infatti misura 55, poi ve lo faccio vedere anche con, con il centimetro. Eccolo qui 55, da, perfetto. 55 per mm, centimetri. Allora dovete realizzare un campione. La mia tensione eh, su eh, 10 centimetri sono di 12-12 maglie. È veramente molto semplice realizzarlo con uncinetto. Io ho realizzato l'uncinetto numero 7. E anche come punto resta molto morbido, lavorando con questo filato. Per chi agli inizi, perché comunque con il punto brioche bisogna avere una tensione costante, abbiamo eh, cioè abbiamo deciso di eh, scegliere un filato che ci permette, come vedete, che non è regolare, non essendo regolare, no, è regolare il filato, ma è ritorto a questo è un po' ondulato, no? Vedete, eccolo qui. Questo ci, eh, ci permette che quando andiamo a lavorare, se non siamo proprio super perfette, insomma, non si vede poi la eh, differenza tra un punto e l'altro, anche perché ho scelto come texture di questo, di questo cardigan particolare e poi lo andiamo a vedere insieme proprio perché ci fa. Ehm, Diciamo, non per chi, per le principianti, sottolineiamo questa, questa cosa che non, non ha, ci spaventiamo per quanto riguarda la tensione? No, per cui non si vede nulla. Possiamo lavorare se siamo un po' più lente o un po' più strette. Poi, alla fine, insomma, l'occhio è perfetto. Allora, le maniche, come vi ho detto prima, sono molto molto elastiche, per cui non le ho fatte molto larghe, perché comunque a questo punto mangia un bel po' di filo, questo sì, ma questo è un cardigan che utilizzeremo quando usciamo proprio in questo periodo, per cui ci copre e ci tiene veramente caldo. Altre cose da dire non ce ne sono, a parte le asoline che, eccole qui, <ride> le sono nascoste. Ho deciso di inserire i bottoni, ma voi potete anche non fare le asoline, che sono semplicissime, sono nascoste non si vedono per nulla, vedete eccole, <ride> ne ho fatte soltanto tre, sono molto carine per mettere dei bottoncini, ma potete anche mettere una, una scinta, eccola qui, vedete, ci sta, ci sta benissimo. A particolarità eh, impareremo con eh, questo punto, per chi non è, Proprio ancora non ha iniziato questa tecnica, le, eh, righe, le righe brevi, poi ci sono aumenti e diminuzioni, eh, abbiamo il punto bassissimo, la mezza maglia alta e la mezza maglia alta chiusa. Questi sono i punti semplici, impariamo anche a lavorare, per chi non avesse ancora fatto, le cuciture invisibili. La cucitura invisibile fa sì che andiamo a lavorare e non vediamo la cucitura. Infatti non si vede la cucitura ai laterali, davanti qui abbiamo le nostre cuciture e sono perfette. Queste insomma sono le maniche che comunque ci sono anche diversi modi per poterle cucire. Insomma, io vi ho spiegato tutto, prendete la vostra misura, dobbiamo fare due, un rettangolo perché ovviamente è lungo all'incirca, vi faccio vedere con tutto il bordo. Io vi do subito le misure perché vi rendete conto poi. Eh? Arriva fino a 62 centimetri, molto... È abbastanza lungo, insomma va, va benissimo. Copre, copre i fianchi, almeno a me copre i fianchi. Per quanto riguarda le maniche, ricordate una cosa: ve lo dico che di solito quando lavoriamo ad uncinetto, poi iniziamo, partiamo da, dalla manica o ci agganciamo oppure cominciamo a lavorare. Quando siamo arrivati al polso facciamo il polsino. Noi dobbiamo lavorare. Dalla parte opposta, da come siamo abituati, per cui dobbiamo prendere belle, bene la misura. Se per questo, questo vi crea un problema, che non riuscite a prendere bene la misura, basta prendere già un cardigan che abbiamo già e prendere le misure in base al nostro cardigan, o una maglia e noi sappiamo poi di preciso. Fate sempre le vostre, le vostre prove. Allora, passiamo subito al filato che ho che ho scelto e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il Bixi di Filati Discount, il colore è color cammello, la sua composizione è il 5% di alpaca, il 12% di poliestere, il 27% di poliamide, il 56% di acrilico, consiglio i ferri dal 5 al 6 all'uncinetto dal 4 al 5, sono 50 grammi 90 metri. Uncinetto 7 e ago da lana per iniziare il pannello dietro. Ho avviato 70 catenelle. Adesso faremo un piccolo bordino di base, sarà di 4 catenelle. Per cui avviate le 70 catenelle, faccio un'ulteriore catenella entro nel punto successivo e lavoro una maglia bassissima la prima sempre bassissima la seconda la terza e la quarta lavorate le quattro maglie bassissime iniziamo il punto la nostra sequenza per cui Maglia bassissima, punto successivo, prendo il filo, mezza maglia alta, punto successivo bassissimo, mezza maglia alta, per cui andiamo ad alternare per tutta la riga un punto bassissimo e mezza maglia alta. Per tutta la riga qui ancora bassissimo e mezza maglia alta andiamo a lavorare tutte le catenelle quando arriviamo al termine giriamo il lavoro ci dobbiamo sempre ricordare che questa parte la dobbiamo lavorare in un modo diverso perché è la base del nostro pannello Adesso che ho terminato la riga e ho concluso la riga con mezza maglia alta, è preferibile chiudere con mezza maglia alta, voi in base sempre alle catenelle di avvio, perché eh, ovviamente ogni, ogni mano e tensione è diversa e per cui anche comunque la taglia, no? E allora io ho terminato con la mezza maglia alta, ho fatto una catenella e giro il lavoro. Vado a lavorare adesso sempre in costa retro facendo una catenella prendo il filo l'ultima maglia della riga precedente era una mezza maglia alta, vado a lavorare una mezza maglia alta dove corrisponde una maglia bassissima realizzo una maglia bassissima dove c'è la mezza maglia alta mezza maglia alta Vado ad alternare sempre lo stesso, gli stessi due punti, lavorando sempre alternando i due punti, come vi voglio far vedere, sempre in costa retro. Per cui vedete qui c'è la mezza maglia alta e qui c'è la maglia bassissima. Poi proseguo poi si vede vedendo anche le costine che corrispondono alla mezza maglia alta e la maglia bassissima adesso che sto concludendo la riga la seconda riga abbiamo 1 2 3 4 maglie vi ricordate mettete un marca punti questo fa sì che ci ricorda che dobbiamo lavorare le maglie del bordo vado a lavorare delle maglie bassissime per cui la prima la seconda la terza e la quarta quando arriviamo all'ultima maglia e non riusciamo a trovare Comunque, eh, la costina per poter realizzare la, la nostra maglia bassissima, vedete qui ci sono le due costine, diciamo come una spighetta. No, entriamo nell'ultima. Adesso il filato è abbastanza morbido. Ci dobbiamo semplicemente girare, vedete ci giriamo e troviamo la nostra costina, eccola qui. Quella che dobbiamo lavorare è semplice poi ve lo farò vedere più volte e vado a lavorare la mia maglia bassissima realizzo una catenella tiro un pochino il punto e giro il lavoro adesso abbiamo lavorato due righe di maglie bassissime per quanto riguarda il bordo adesso faremo la terza e la quarta riga lavorata con delle maglie mezze maglie alte Chiuse, allora andiamo a lavorare. Abbiamo fatto la nostra catenella. Prendo il filo, entro sempre nella. Vedete qui in quella dietro, la costina dietro. Prendo il filo invece di riprendere il filo come facciamo di solito per lavorare la nostra eh, mezza maglia alta. Non la dobbiamo lavorare. Per cui la andiamo a chiudere. Passo il filo. In questo modo ci aiuta anche diciamo tenere fermo il punto e far passare l'uncinetto ci permette di lavorare meglio ma poi dopo vi garantisco che non serve prendo di nuovo il filo entro nella costina dietro che è questa prendo il filo e ho tre asoline dalle tre asoline blocco e lo faccio passare e viene chiusa Prendo il filo, questa è la nostra terza blocco. Faccio passare, posso ruotare l'uncinetto. Prendo il filo, blocco ruoto l'uncinetto facilissima adesso ve l'ho fatto molto molto lento proprio per farvi capire il punto allora adesso che abbiamo realizzato le nostre quattro maglie che corrispondono al nostro bordino andiamo a lavorare una maglia bassissima per il nostro punto e la mezza maglia alta sempre in costa retro bassissima e mezza maglia alta, per cui questa è una cosa che vi che vi ricordo continuamente. Adesso vado a chiudere e proseguo fino ad arrivare al termine della riga. Siamo al termine Vado a lavorare la mia eh, mezza maglia alta, entro con l'uncinetto qui, ruoto e mi trovo subito la costina da lavorare. Questo è importante, per cui prendo il filo, entro, ruoto e trovo subito la costina. Eccola qui. E vado a lavorare subito la mia ultima maglia. Catenella e giro il lavoro tiro un pochino il filo e giro il lavoro allora adesso vado e proseguo sempre prendendo il filo con mezza maglia alta abbiamo concluso con mezza maglia alta per cui vado a lavorare una maglia bassissima proseguo sempre con la stessa sequenza perché devono corrispondere dove ci sono le mezze maglie alte sulle mezze maglie alte e dove ci sono e voglio far vedere l'effetto che ancora non si vede molto bene e dove ci sono le maglie bassissime realizziamo una maglia bassissima per cui dove realizziamo la maglia bassissima corrisponde alla maglia bassissima dove c'è la mezza maglia alta corrisponde alla mezza maglia alta ovviamente adesso non è che si vede si vede benissimo perché siamo agli inizi ma poi man mano sarà molto più facile anche lavorando eh, si vede anche Lavorando adesso, ancora dobbiamo fare più righe. Lavorate e poi si vedrà sicuramente meglio. Allora, proseguo fino ad arrivare alla fine della riga. Allora, adesso, che sono al termine, abbiamo il nostro bordino da realizzare. Come ho detto all'inizio, abbiamo. La prima e la seconda riga la andiamo a lavorare con maglia bassissima, la terza e la quarta la andiamo a lavorare con mezza maglia alta chiusa. Adesso abbiamo 1 2 3 4. Prendo il filo e vado a lavorare sempre in costa retro, lavoreremo sempre in costa retro. Prendo il filo e lo lascio sull'uncinetto, abbiamo le tre asoline, blocco e faccio passare il filo. Prendo il filo, vado in costa retro, blocco. E faccio passare il filo di nuovo prendo il filo blocco e faccio passare il filo di nuovo prendo il filo abbiamo sempre che qui non troviamo la nostra costina laterale entro nelle prime due giro l'uncinetto come vedete sposto il filo e ci troviamo la costina Lo faccio vedere bene spostando il filo entro nelle due costine giro l'uncinetto in questo modo e mi trovo la costina da lavorare. Eccola qui. Facilissimo. Però non ho preso il filo, prendiamo il filo. Allora di nuovo è facile. Adesso io lo faccio lento, ma comunque è super facile. Prendo il filo e lo faccio passare. Catenella, tiro un pochino la la catenella il giro il lavoro per cui abbiamo lavorato le nostre quattro righe adesso ripetiamo da capo per cui per ripetere da capo abbiamo iniziato che dobbiamo lavorare come la prima e la seconda riga per cui faremo la prima riga abbiamo lavorato le maglie bassissime questa è la prima la seconda la terza e la quarta. Iniziamo con il punto, il punto è maglia bassissima e di nuovo mezza maglia alta. Maglia bassissima e mezza maglia alta e proseguo. Quando sarò di ritorno qui farò di nuovo le maglie bassissime, per cui ripeto, la prima e la seconda sono maglie bassissime, la terza e la quarta sono mezza maglia alta chiusa il resto dobbiamo alternare una maglia bassissima e mezza maglia alta una maglia bassissima e mezza maglia alta questo sempre che verranno sempre una sopra l'altra vedete non vengono sfalzate ma dove sottostante abbiamo una mezza maglia lavoriamo la mezza maglia dove abbiamo la maglia bassissima lavoriamo la bassissima per cui insomma è semplice allora adesso lavoriamo tutto il pannello dietro ho terminato il pannello, adesso vi do tutte le misure. Allora, queste sono le righe che ho lavorato. Per quanto riguarda la lavorazione, io le chiamo le nostre spighette 1, 2, 3, 4, 5 ne ho realizzate 31. Ovviamente moltiplicato per 2, perché se conto soltanto queste sono due righe lavorate qui 1, 2, 3 e 4, vedete. Queste sono quattro righe lavorate, invece io conto 1, 2, 3, 4, insomma per essere un pochino più veloce e ne ho lavorate 31 anche barra 32 se contiamo l'ultima. Allora, adesso vado a misurare ed è esattamente a 55, Mi metto a fuoco, eccolo qui, 55 centimetri. Perché? Allora io ho deciso di, eh, come ho detto già all'inizio, di realizzare questo cardigan con un 10% di agio, ovvio ci vuole, ma non molto perché, non molto. Ora vi faccio vedere. Vedete quanto è elastico. Ovviamente ci saranno delle cuciture, per cui sarà elastico fino a un certo punto, però qui da questa parte è molto, molto elastico dite molto per cui io mi sono fermata a 55 è più che sufficiente ovviamente noi abbiamo lavorato in questo modo adesso dobbiamo realizzare il pannello Proprio anche la lunghezza che già ve l'ho data sicuramente prima però sono 61 centimetri. allora adesso che abbiamo lavorato il pannello dietro, andiamo a lavorare il pannello avanti come ho deciso di dividerlo. Allora, adesso abbiamo una riga centrale perché con 32, però io facciamo un calcolo di 30 righe moltiplicato per 2, sono 60 righe lavorate. Io vi parlo semplicemente di queste che sono, io le chiamo le spighette, ok? Allora, per quanto riguarda i punti di riferimento per fare ovviamente lo scollo io vado a lavorare 10 righe ma anche 11 se volete e per quanto riguarda lo scollo la profondità la decidete voi io all'incirca ho messo un marca punti ho deciso sui 23 centimetri non lo voglio proprio scollo, proprio molto molto aperto davanti allora adesso devo decidere anche se quanto deve essere largo Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, come vedete sono circa 16 cm, lascio. Ma vedete quanto cede, poi dobbiamo vedere con la lavorazione. Eh? Per cui 10, un laterale destro, un laterale sinistro e il restante centrale. Come vado a calcolare? Adesso dobbiamo andare a lavorare delle righe dove non lavoreremo delle maglie, per cui sono le nostre diminuzioni. Ho contato, ho contato le maglie da qui fino al marcaponti. Voi decidete quanto deve essere la vostra scollatura. Sono all'incirca 28, 28 maglie. Io qui devo lavorare 5 maglie. Sono 28 maglie. Allora qui noi abbiamo la parte centrale che ho detto che sono di 10 righe lavorate. In realtà non sono 10 righe perché contando le spighette moltiplicato sono 20 righe lavorate. Per cui la metà abbiamo 10 righe da lavorare, ma una riga si lavoreranno, cioè le diminuzioni, che le diminuzioni non fanno altro che non lavorare le maglie. Poi vi faccio vedere. Per cui dobbiamo calcolare quante maglie io devo fare le diminuzioni contandole sono 28 per cui io in 5 1 2 3 4 5 conto 5 perché quando andiamo a fare la diminuzione Abbiamo una riga, la lavoriamo con la diminuzione, girando il lavoro non c'è la diminuzione, per cui una volta sì e una volta no, per cui calcolo le righe con le spighette, per questo le chiamo spighette come punto di riferimento anche se non è un termine, un termine esatto. Allora abbiamo adesso 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo 5. Devo fare 28 maglie diminuite per arrivare a questo punto. Allora andiamo subito a vedere come dobbiamo realizzarlo. Adesso ho realizzato il pannello davanti. Allora un quarto davanti. Allora, come facciamo? Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per cui per 2 che diventano 20 e l'ultima sono 21 21 righe adesso che ho lavorato 21 righe mi alzo giro bene il lavoro mi alzo di una catenella e vado a girare il lavoro allora adesso facciamo sempre il nostro bordino che adesso devo realizzare le maglie la mezza maglia alta chiusa vado sempre a lavorare normalmente come eh, abbiamo fatto all'inizio no perché noi abbiamo avviato il pannello davanti come abbiamo avviato quello dietro con lo stesso numero di catenelle eh? non dobbiamo sbagliarci adesso io rivado ad avviare questa questa riga vado a mettere il marca punti Se faccio il bordino 4 ho fatto 1 2 3 questa è l'ultima allora adesso sto realizzando il bordino questa è l'ultima ecco qui allora qui vado a mettere un marca punti dove lo vado a mettere questa è una maglia bassi questa è una mezza maglia alta bassissima mezza maglia alta bassissima dobbiamo lasciare 8 8 maglie per cui noi qui dobbiamo fare la diminuzione. La diminuzione non facciamo altro che lavorare la riga, ci fermiamo e poi voltiamo il lavoro. Questa è la nostra diminuzione, le famose righe brevi. Allora, continuiamo. Allora, ho lavorato la riga, sono all'ultima maglia dove ho messo i marcaponti. E qui è la maglia bassissima, tolgo il marcapunti qui vado a contare, ma già l'ho messo: 2, 4, 6, 8 per cui lascio qui queste 8 maglie non lavorate. Perché questa è una, diciamo, una diminuzione, si interrompe la riga. Per cui vado a realizzare una catenella e giro il lavoro. Adesso vado a lavorare normalmente come abbiamo fatto prima dove c'è la mezza maglia alta lavoriamo dove c'è la maglia bassissima facciamo la stessa cosa. Adesso vado a lavorare tutta la riga, torno indietro lavorando sempre il nostro bordino, torno indietro e vado a fare di nuovo la nostra riga nostra riga breve per cui vado a non lavorare quattro maglie per cui adesso vado lavoro tutta la riga e torno indietro allora adesso sono arrivata a lavorare fino al marca punti realizzo l'ultima maglia e lascio le quattro maglie vedete sono 1 2 3 4 per cui abbiamo lavorato questa riga, tutta questa riga siamo poi tornate indietro. Per cui abbiamo lavorato la nostra riga, ci fermiamo, lasciamo le quattro maglie non lavorate, realizziamo una catenella e giro il lavoro. Ovviamente adesso. Io devo arrivare alle 28 28 maglie, per cui 8 già le abbiamo realizzate. Per cui 8 sono già qui non lavorate, altre 4 dobbiamo arrivare a 28, per cui sono 4, 8, 12, 16, 20, dobbiamo fare altre 4 righe senza lavorare 4 maglie. Questo è molto importante per arrivare nostre, alla nostra diminuzione che ci interessa. Contano poi il numero delle maglie, per cui proseguo qui sempre con una maglia una mezza maglia e poi una maglia bassissima vado a lavorare sempre il punto tranquillamente e quando vado a girare il lavoro maglia bassissima so che qui non devo lavorare le quattro maglie qui vado a lavorare non lavoro le quattro maglie come vedete ho finito le diminuzioni quindi abbiamo realizzate 8 non abbiamo lavorato 8 maglie qui 4, 4, 4 e 4. Posso aggiungere ancora una riga se voglio, ma sono arrivata a 24 eh, diminuzioni che devo dire. Io eh, mi fermerei qui, non ne farei 28. Però se necessite vi piace più scollato, si può sempre fare. Allora vi dico sono arrivata a circa 22 centimetri ma io mi fermo non vado a fare un'altra diminuzione anche perché ho lavorato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e questa qui è la sedicesima posso fare anche un'altra diminuzione ma sinceramente poi devo aggiungere un piccolo bordino io mi fermo però, voi se vi piace potete insomma fare altre quattro diminuzioni, ma anche 2 eh, necessita proprio che dovete farne 4. Allora, lascio così adesso, lascio un pochino di filo. Lascio così e preparo l'altro pannello. Questo è il pannello destro. Andiamo a preparare il pannello eh, davanti sinistro. Allora, quello sinistro dovremo iniziare da questa parte, dalla parte bassa, per poter fare poi degli aumenti. Non dovremo fare come adesso. Eh, abbiamo fatto delle diminuzioni perché abbiamo lavorato in questo modo. No, abbiamo lavorato in questo modo e poi ci sono state eh, abbiamo lavorato delle righe brevi a lasciare in sospeso delle maglie. Prima 8, 4, 4, 4, 4, 4 e abbiamo concluso. Adesso andiamo a lavorare il nostro il pannello sinistro completamente in un modo diverso. Andiamo a lavorarlo dalla parte dal lato corto. Per poi aumentare fino al lato lungo, allora iniziamo, avviate 46 catenelle, e andiamo a fare sempre il nostro bordino, per cui una catenella aggiuntiva e andiamo a lavorare delle maglie bassissime. La prima, la seconda, la terza e la quarta. Adesso andiamo a realizzare il nostro punto, per cui il nostro punto è una maglia bassissima e una mezza maglia alta. Maglia bassissima e mezza maglia alta. Proseguo fino al termine delle nostre catenelle. lavorata la nostra prima riga catenella e giro il lavoro e vado a lavorare punto su punto come abbiamo fatto anche in precedenza per cui mezza maglia alta e maglia bassissima Adesso che abbiamo lavorato la seconda riga, lavoriamo la terza. Andiamo a lavorare, vi ricordo il bordo che faremo due righe a maglia bassissima, e due righe con mezza maglia alta chiusa. Prendo il filo e lavoro le mie quattro maglie chiuse in questo modo. Lavoro le mie quattro maglie. E proseguo e proseguo fino al termine della riga e poi dobbiamo fare gli aumenti per cui adesso vado a lavorare il mio bordo poi andiamo a fare gli aumenti Adesso che abbiamo concluso la terza riga, cosa facciamo? Dobbiamo realizzare l'aumento. L'aumento sarà di 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Come abbiamo diminuito dalla parte opposta del, del nostro cardigan, abbiamo diminuito 4 maglie. Qui dobbiamo aumentare le 4 maglie. Allora, come avete visto qui facciamo maglia bassissima, mezza maglia alta, maglia bassissima, mezza maglia alta, maglia bassissima, mezza maglia alta, per cui si inizia sempre con la mezza maglia alta. Di nuovo una catenella per girare il lavoro, prendo il filo, entro dentro la catenella successiva e vado a lavorare la mezza maglia alta la maglia bassissima mezza maglia alta la maglia bassissima e vado a lavorare sempre in costa ecco qui riprendo il lavoro nello stesso modo sempre con la stessa sequenza di punti vedete ecco qui Adesso sto tornando indietro di nuovo per poter andare poi a lavorare i nostri sempre aumenti. Allora, in questa riga l'aumento non si fa, lo andiamo a lavorare semplicemente. Allora, come vedete, sto lavorando adesso gli aumenti che abbiamo realizzato. E questo era l'ultimo punto. Allora, adesso dobbiamo fare di nuovo l'aumento, abbiamo concluso la riga e facciamo di nuovo un aumento perché andiamo a lavorare le 1 2 3 e 4 una catenella per girare il lavoro e vado a lavorare sempre una, ma una mezza maglia alta una maglia bassissima mezza maglia alta in questo modo e adesso vado a lavorare di nuovo. Vedete stiamo facendo di nuovo le nostre le nostre scalette. Allora, noi proseguiamo fino alla diminuzione di 16, per cui 4 4 4 e 4. 4. E poi dobbiamo realizzare quella di 8 vi ricordo che nel primo pannello che abbiamo realizzato abbiamo fatto si vede 4 la diminuzione di 4, di 4 di 4 di 4 di 4 e poi abbiamo realizzato 8 si vede anche da qui perché abbiamo lavorato da questa parte eh? ecco, vediamo le 4 4 4 e 4 e poi queste qui sono 8 non dobbiamo fare al contrario per cui adesso che vi metto il pannello davanti, ecco qui. Vedete che la stessa spighetta va in basso, la stessa spighetta va in basso. Per cui questo è il pannello. Eccolo qui. Vedete, dobbiamo fare le stesse cose fino ad arrivare poi ad 8. Adesso vado avanti fino a... mi fermo qui così vi faccio vedere le 8. Gli 8 aumenti, dobbiamo fare 8 catenelle, poi torniamo indietro e cominciamo a lavorare senza fare più aumenti. Ora allora, vi faccio vedere tutti e due i pannelli che ho realizzato, e come vedete hanno la stessa misura 4 abbiamo aumentato di 4, 4, 4 e 4 e 8. Adesso vado a lavorare quante righe ho lavorato alla parte destra per cui vado a lavorare normalmente fino ad arrivare alla stessa misura poi faremo eh, le maniche allora adesso proseguo fino ad arrivare alla stessa misura dell'altro pannello ecco qui ho terminato tutte e due le parti qui ho fatto gli aumenti che sono 4 4 4 e 4 come la parte opposta e poi 8 e ho contato le righe quanto l'altra metà per cui sono uguali sempre il nostro bordino sotto eccoli qui allora adesso dobbiamo realizzare le maniche io già le ho realizzate perché insomma è semplicissimo ecco qui le nostre maniche allora per quanto riguarda la misura ci dobbiamo ricordare sempre di prendere la misura fino al polso perché di solito siamo abituati a lavorare in questo modo l'uncinetto e arrivare fino al polso per cui ci proviamo la manica e il gioco è fatto. In questo caso la lavorazione è diversa, per cui dobbiamo avere subito la lunghezza esatta. Io ho avviato 58 catenelle. 58 catenelle e ho fatto sempre le quattro maglie per il bordino, però invece di fare, vi faccio vedere bene da vicino, di fare il bordino due volte maglia bassissima e due volte mezza maglia alta chiusa ho deciso di realizzare solo, vedete quanto elastico, maglie bassissime eccole qui proprio perché in questo modo io ho un polsino più elastico eccolo qui se avessi fatto come il bordino nel cardigan la parte avanti o quella dietro che sono due Righe lavorate di maglia bassissime, due righe lavorate che parlo sempre del bordo di mezza maglia alta chiusa avrei avuto meno elasticità vedete rimane molto più lento in questo caso solo maglie bassissime abbiamo l'opportunità di avere un polsino perfetto allora io adesso la manica non la voglio proprio proprio larghissima perché vedete c'è tantissimo, per cui se vado a lasciare la manica molto, diciamo, non voglio superare qui adesso, in questo caso, sui 100 grammi, due gomitoli se no viene una manica pesantissima e non occorre. In questo caso rimane leggermente più elastica quando si indossa, ma non è larghissima e qui si stringe. Per cui adesso vi do le misure. Allora, abbiamo 50 centimetri la lunghezza della manica, però dovete anche calcolare tutta la parte superiore della spalla, per cui non dovete prendere proprio da inizio spalla fino alla fine, come vi ho fatto vedere all'inizio come prendere le misure, e poi, casomai fate una prova, iniziamo a cucire ora prima di iniziare la manica. A cucire il nostro, il nostro cardigan, cuciamo, cuciamo le nostre spalle, cuciamo i laterali, lo indossiamo e da lì possiamo prendere la misura ancora più precisa, se proprio non siamo esperte per quanto riguarda le diciamo la misura esatta del della nostra manica, insomma, ci possiamo agevolare in questo modo oppure possiamo se abbiamo iniziato con un modello con una maglia o con un garden e stiamo prendendo le stesse misure, abbiamo comunque un punto di riferimento. Allora, 58 sono le maglie che ho realizzato comprese le 4 di avvio del polsino. Facciamo la stessa lavorazione. Sono arrivata alla larghezza ed molto largo. Faccio vedere. A larghezza di 44 centimetri ah, ecco qui 44 centimetri. però vi conto che è 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 circa 19 uh, ma anche 20 perché ne devo finire adesso eh, per quanto riguarda le nostre la nostra V per cui vi darò tutti i punti di riferimento allora iniziamo le cuciture. Inizio le cuciture che, se non avete realizzato ancora le maniche, potete iniziare a cucire e così poi potete prendere bene la misura. Oppure, se non avete dubbi, iniziamo a cucire se avete già preparato insomma le vostre maniche. Cosa facciamo? Dobbiamo mettere al dritto. Come facciamo a mettere al dritto? Basta guardare la nostra V, eccola qui, che deve essere verso il basso. E questo è il pannello destro e lo mettiamo al dritto la cucitura la realizziamo al dritto sarà una cucitura invisibile proprio per non far vedere eh, la cucitura per cui è molto utile allora adesso andiamo a iniziare la cucitura prendiamo ago e filo allora, adesso mi sono agganciata i due pannelli, vedete, sono al dritto, la V va in giù, vedete, eccola qui, per cui dobbiamo cucire al dritto. Ho unito i due, i due pannelli, cosa faccio? Adesso parto da sotto, esco in mezzo al... voglio dire, allora. questa è la nostra lavorazione, no? Vedete? Questa è la V. E qui abbiamo una V che è laterale al lavoro, questo è dove abbiamo iniziato con le catenelle. E qui dove abbiamo invece chiuso il lavoro, per cui come vedete, qui c'è la V, e poi c'è una V laterale che è questa. Io la giro entro adesso in mezzo alla spiga laterale e ho fissato bene. Ora qui dalla parte opposta di questo pannello. Abbiamo qui queste, diciamo l'inizio che è sotto. Me posso farvelo vedere bene perché poi il filato ci confonde un po', però vi voglio far vedere. Eh? Questa è la spiga. Qui ci sono i punti d'inizio. Vedete? Eccoli, i punti d'inizio. Qui all'inizio sono leggermente più nascosti. Io entro proprio sotto, dentro. Eccolo qui, lo vedete? E laterale e vado a tirare il filo in questo modo. Ora, dove sono uscita, non c'entra nulla che ci confonde. Sono uscita con quel filo qui, vedete sulla spighetta, e poi sono entrata nella parte laterale. Rientro nella stessa spighetta e riesco in quella superiore. E tiro il filo. Adesso, dove sono entrata, entro, vedete, eccolo qui. E tiro il filo. Dove sono uscita con l'ago, rientro con l'ago e entro nella spighetta superiore, proprio al centro. E tiro il filo. Adesso vado. A quello superiore qui siamo entrati entro a quello superiore. Eccolo qui. Mi dispiace che il confonde un pochino. No, però allora siamo usciti dalla spietta entro a quella superiore. Eccola qui. Vedete dove sono uscito? Rientro e dove c'è. Eccola qua. vedete eccola è sotto la spiga eh? entro e vado e tiro dove sono entrato esco con quella superiore e tiro vedete che non si vede niente vedete adesso un po confonde un pochino eh? confonde il ehm, va tirato, ho messo con l'uncinetto bene. Confonde un pochino il filato, però come vedete non si vede assolutamente nulla. Ma già io ho fatto vedere in altri progetti. Intro. Ci vuole un pochino di pazienza e vado in quello superiore. Ecco qui. Dove sono entrato, entro e esco con quello. Ci vuole un pochino di pazienza. Ecco qui. Proseguo fino a arrivare all'altezza ovviamente dello dello scalfo, no? Ci dobbiamo fermare, voi mettete un marcapunti, se avete deciso di fare eh, 20 cm oppure io parlo nella eh, metà, eh. Se la circonferenza in mio caso la voglio è di circa 22. Farò 22 cm o 21 centimetri. Poi appoggio la manica. Se la manica ancora la dovete fare, lasciate poi in sospeso il filo in maniera che poi, se dovete poi aggiustare il punto, lo potete fare. Adesso io proseguo fino a arrivare all'altezza del mio scalfo, che è circa 22 centimetri. Adesso che abbiamo realizzato la cucitura invisibile che non si vede nulla, vi faccio vedere, non si vede assolutamente niente. Andiamo a cucire le spalle, per cui andiamo a girare il nostro lavoro. Io già ho preparato l'ago con il filo e andiamo a lavorare le nostre spalle. E questa parte, vedete parte della spalla questo è lo scollo e questa è la spalla come facciamo andiamo a mettere in maniera mettere un modo comodo per farvi vedere bene l'inquadratura prendo il mio filo come andiamo a cucire adesso uniamo le due parti Abbiamo fissato le due parti. La cucitura come avviene? Basta che noi dobbiamo unire dove c'è la spiga, la V, la dobbiamo unire la V dove abbiamo la linea che è questa, dobbiamo unire la linea, la V con la V, la linea con la linea, la V con la V. Come facciamo? Allora, quando ci siamo agganciati con il filo, quello che dobbiamo fare lavorare come ho detto prima ogni V la lavoriamo insieme e ogni linea la lavoriamo insieme ogni V e ogni linea adesso che mi sono agganciata entro nella V in questo modo entro nella V dell'altro pannello e di nuovo nella V e tiro il filo, ora entro nella linea che è questa. Vedete, eccola qui, si vede benissimo. Eccole, entro nella linea, entro nella linea. passo nella linea e entro nella P, entro nella P, nella V di nuovo, entro nella linea, nella linea. nella V proseguo fino al termine, lasciando sempre tirato ma nello stesso tempo morbido. Come vedete, le V corrispondono con V, con le V e le linee con le linee. Vedete? Proseguo fino al termine. Dopo che abbiamo terminato le cuciture, come vedete corrispondono tutte, abbiamo cucito al dritto. Anche qui non si vede neanche la cucitura, come notate, non si vede nulla. Allora adesso dobbiamo togliere tutte le scalette. Allora possiamo attaccare le maniche, però preferisco adesso fare il bordino, decidere se vogliamo mettere i bottoni. Adesso andiamo a togliere le scalette, vi faccio vedere come si tolgono e poi andiamo ad attaccare le maniche. Allora, prendiamo il filo, il nostro filato e l'uncinetto. Iniziamo ora prendendo l'uncinetto, passo il filo, realizzo una catenella. Tiro bene per bloccare il filo dietro e passo i fili dietro in maniera di bloccarli passo sullo stesso punto e realizzo una maglia bassissima adesso andiamo a lavorare delle maglie bassissime in costa retro sempre in costa retro in questo modo delle maglie bassissime andiamo a nascondere i fili i fili li possiamo nascondere perché non ci danno per il momento fastidio, in caso che dobbiamo nascondere le nostre codine quando andiamo a, a cucire, questo li posso anche lasciare, poi termino con l'ago. Quando andiamo invece a chiudere le nostre cuticucce, proseguo senza tirare troppo. Eh. Mi raccomando, alla tensione: vedete, la tensione deve essere sempre morbida. Allora noi andiamo a fare adesso in modo che le nostre eh, scalette si tolgono, le andiamo a unire, ma andiamo a lavorare, ci sono due modi, allora adesso io lavoro in questo modo che è il verso del nostro giacchino, quando noi poi torneremo indietro ovviamente sarà la, ehm, la nostra V sarà in, sotto sopra, ecco, questa adesso non lavoriamo così, poi dopo la parte opposta ce la troviamo in questo modo, allora... Si può lavorare in questo modo andando avanti, indietro, avanti, indietro. Va benissimo lo stesso, oppure arriviamo fino al centro, poi, dopo andiamo a lavorare in un modo diverso dall'altra parte. Però per il momento va bene anche in questo modo: si possono lavorare tranquillamente. Se no, poi risulta poi una cucitura dalla parte centrale, ma a me piace anche così, e non ci sono problemi. Ora allora, proseguo fino ad arrivare la nostra, nostra i nostri scalini ecco adesso che andiamo a lavorare i nostri i nostri scalini vi ricordo per cui andate fino alla fine del video che okay? nella parte adesso eh, che stiamo lavorando li troviamo eh, dalla parte sinistra poi li troveremo dalla parte opposta la lavorazione sarà diversa per cui Uh, ovviamente da questa parte noi gireremo, ci ritroviamo in questo modo e ci sarà un altro modo per prendere, per togliere i nostri scalini. Allora, questo ve lo dico già da prima. Allora, in questo modo adesso siamo arrivati all'ultima maglia. Cosa devo fare? Vado a prendere, vedete io giro il lavoro. Abbiamo qui la nostra V, la nostra spighetta, la nostra V. Io vado a entro proprio con l'uncinetto, le prendo tutte e due si vede bene, prendo il filo, lo faccio passare tra le asole e lo metto davanti, ora allora, mettendolo davanti posso bloccarlo, ma non c'è bisogno, entro nella prima catenella, nel prima catenella, insomma nel primo punto, ne sono 1, 2, 3 e 4, vi ricordate? Ne abbiamo lasciati 4, entro nel primo, sempre in costa retro, prendo il filo, e lo faccio passare su tutte le asole. Per quello, vi dico: casomai quel filo questo qui lo bloccate se vi crea problemi quando passate l'uncinetto. Vado a tirare il filo. Io ho fatto il mio primo bloccaggio. Prima maglia lavorata, la seconda maglia lavorata, la terza e la quarta. Se contate, è difficile sbagliare. Abbiamo lavorato le quattro giro leggermente il lavoro e mi trovo qui la v passo dietro il filo prendo la v con l'uncinetto tutte e due le costine passo davanti il filo lo posso bloccare se voglio entro nella prima maglia prendo il filo e vado a passarlo per tutte le asoline tiro il filo perché vado a bloccare, vedete? Tiro il filo, lavoro la seconda, la terza e la quarta. Poi vi giro il lavoro e ve lo faccio vedere. Lo faccio vedere all'ultimo. Adesso giro il lavoro. Vedete, qui abbiamo le nostre spighette, la nostra V, entro prima con l'uncinetto. Prendo il filo, passo avanti, lo vado a bloccare in questo modo. Entro nella prima maglia e passo su tutte le asole. Tiro il filo e lavoro la seconda, la terza e la quarta. Insomma, credo che sia chiarissimo. Eh? Mi giro il lavoro. Questa è la parte al rovescio del lavoro e questa è la parte dritta. Qui abbiamo leggermente come delle noccioline ma questo corrispondono al nostro punto, la nostra mezza maglia alta che è più diciamo più cicciotta con fronto alla bassissima per cui l'effetto rimane medesimo. Eh, questa parte qui però insomma è normale del nostro punto. Adesso vedete com'è perfetto, proseguo fino al termine. Ecco qui si vede benissimo, adesso abbiamo quelle con le 8, 8 maglie, no? Per cui vado a lavorare tranquillamente le mie maglie, sempre in costa retro, eh, sempre. Dove c'è la cucitura faccio attenzione lavorare sempre il mio, il mio bordino eh? ecco qui adesso qui in questa parte lineare andiamo a lavorare semplicemente dove c'è la spighetta andiamo a lavorare la maglia bassa e poi dove c'è la linea la maglia bassa io parlo di v spighe che sono la stessa cosa e poi di eh, di linea questa centrale che conta come punto, non dobbiamo lavorare solo le, le V, ma dobbiamo lavorare anche la parte centrale. Che quella comunque è una è una riga lavorata per cui vado a lavorare in questo modo: entro proprio dentro al punto, vedete, senza tirare, mi raccomando, senza tirare. Adesso ho lavorato, vedete tutto il collo dietro le prime otto maglie. Dobbiamo fare adesso togliere le scalette. Come facciamo? Ce l'abbiamo al contrario. Allora, noi dobbiamo prendere lavorare. L'ultima dell'ultima maglia, questa è la scaletta, entrò nella spiga. Qui nella prima spiga, adesso un po' eccola qua. Un pochino di pazienza, ecco qui sono entrata nella spighetta, passo sempre il filo davanti. Ci ricordiamo che qui c'è anche la solina, è facile prenderla. Eccola qua, abbiamo preso anche la solina. Io vado a prendere il filo, che questo qui lo blocco, questo è quello che abbiamo passato avanti, lo vado a bloccare con le mani. Prendo il filo, se riesco a farvelo vedere bene con queste Passo il filo su tutte le asoline in questo modo e vado a tirare il filo. Entro nella seconda maglia. Ricordate ne abbiamo quattro. Così sono un po' rimpiccioli delle asoline, ma insomma ci possiamo aiutare anche con un uncinetto per tirarle un pochino su, la seconda, la terza e la quarta. Prendiamola bene questa. Eccola qui, e abbiamo preso la quarta e abbiamo lavorato le nostre quattro maglie. Ok, ora di nuovo qui abbiamo la nostra spiga. Vi ricordate, noi l'abbiamo presa in questo modo. Non vi ho fatto girare il lavoro prima, l'ho fatto girare e c'è la nostra spiga che è questa. Eccola qui, si vede benissimo. Eh? Ok, ora allora, vado a prenderla 1 e 2. eccola qui passo il filo davanti e vado a bloccarlo entro però quando siamo ecco entro anche nella maglia vado ruoto l'uncinetto e lo faccio passare blocco questo filo lo faccio passare e tiro vedete che è lo stesso è un procedimento inverso ora allora, c'è anche un altro sistema per farlo io lo trovo più complicato questo mi risulta più, più facile. Secondo, il terzo e il quarto. E abbiamo lavorato le nostre quattro maglie. Ripetiamo di nuovo. Eh? Abbiamo la nostra spiga. Qui si vede anche meglio questa volta. Ci passo l'uncinetto. Prendo il filo lo blocco. Qui ci conviene bloccarlo. Eh? Entro nella prima maglia che ce l'abbiamo proprio davanti, eh, proprio davanti ruoto l'uncinetto, prendo il filo e lo passo su tutte le asole, lascio il filo e tiro. E abbiamo concluso. Per cui secondo, terzo e il quarto. vedete non si vede nulla è perfetto allora proseguo e vado a lavorare fino alla fine allora ho terminato tutta la riga adesso mi alzo di una catenella e giro il lavoro adesso vado a rifinire ancora eh, tutto il bordo qualora noi volessimo eh, decidere di mettere dei bottoni eh, possiamo fare un altro giro poi lasciamo in corrispondenza dei bottoni dove li vogliamo mettere delle catenelle che sono 2 catenelle 3 o 4 catenelle in base al bottone e andiamo avanti e poi ci ripassiamo ancora due volte questo dipende da quanti bottoni volete mettere adesso io faccio anche un secondo giro senza ovviamente senza decidere di mettere i bottoni poi vi faccio vedere e vado a lavorare sempre maglia bassissima in costa retro una cosa che eh, vi dico attenzione, eh, all'attenzione, col gioco di parole perché eh, rischiamo di tirare tutto il nostro lavoro e non ci piace. Eh, per cui dobbiamo avere la stessa attenzione eh, perché fare poi delle maglie bassissime si rischia di tirare molto. No? Noi non dobbiamo tirare ma dobbiamo fare una lavorazione morbida. Entriamo con l'uncinetto. E facciamo passare il filo senza tirare troppo eh? cercando di avere la stessa tensione. Allora, proseguiamo ancora. Allora, ho finito tutto il bordino come vedete, ma ho deciso di fare delle asoline. Per quelle asoline, come le facciamo? le facciamo facendo delle catenelle in base al bottone che vogliamo inserire no io ho fatto 3 catenelle perché il bottone è di circa due centimetri allora ho fatto eh, sono entrata ho fatto 3 catenelle sono entrata nella quarta e sono andata avanti semplicemente e poi ho lavorato sopra niente di particolare poi come vedete poi diventa invisibile poi voi potete fare tutti i giri che desiderate eh? Insomma, potete andare avanti fino a quanto vi piace di più il bordo del, del nostro cardigan, allora io la maglia già l'ho cucita. Come vedete, non si vede, guardate la cucitura invisibile è incredibile, è incredibile perché qui non si vede la cucitura. Io, per riuscire a capire dove era la cucitura, ho dovuto fare riferimento al filo che ho lasciato, non si vede, non si vede proprio la cucitura. Qui è molto importante fare la cucitura invisibile. Per quanto riguarda la manica, io l'ho provata e la lascerò un pochino tirata perché se no viene molto pesante il nostro cardigan e ehm, abbiamo già utilizzato un um, diciamo come spessore di, eh, di filato abbastanza, abbastanza spesso per renderlo bello pesante. Però insomma, quanto riguarda le maniche, sono molto molto elastiche come abbiamo visto. Per cui non occorre fare una manica che sia meno di due etti, no, assolutamente no. Allora andiamo a fare la cucitura, la, questa già di cucitura ve l'ho fatta vedere, adesso vediamo sempre al dritto come dobbiamo cucire. Questa è la nostra manica, l'abbiamo prima tutta cucita, io ho messo marca punti sul centro in maniera di regolarmi e questa è il no, la nostra misura. Tutte le codine le vado a inserire dentro perché poi dopo metto a rovescio il nostro cardigan, metto a rovescio il cardigan e in quel caso io vado a cucire eh, tutte le codine. Allora, cosa facciamo? Prendiamo l'ago. Allora, cosa facciamo? Vado a inserire proprio alla metà della manica l'ago. Ora allora, ci sono diversi modi per cucire una manica. Se noi decidiamo di andare a cucire in questo modo, per lasciare la nostra, diciamo, appunto eh, la nostra V, la nostra spighetta di lasciarla così e andiamo a cucire, il problema poi ce l'abbiamo nella parte opposta, perché la parte opposta non abbiamo più la nostra, il nostro punto a V, ma abbiamo l'inizio delle catenelle per cui non è proprio corretto. Allora, per essere un pochino più precisa, adesso vado ad agganciarmi proprio al centro ci passo il filo e vado a mettere le codine dentro per cui mi sono agganciata bene dopo che ho fissato bene il filo sotto poi con questo filato ci permette di essere anche un pochino meno precisa eh? proprio per questo si vedono meno meno difetti allora adesso abbiamo la nostra andiamo a tirare leggermente la manica e andiamo a lavorare prendiamo sempre a riferimento la nostra spiga laterale spiga laterale e andiamo a lavorare in questo modo spiga laterale senza creare nessuna tensione e vado a lavorare qui come abbiamo fatto prima per cui la, quella barretta laterale poi spiga laterale e vado a lavorare la spighetta intera vedete man mano uno ci prende la mano eh? e andiamo qui ecco qui andiamo a tirare un pochino il filo ecco qui Abbiamo la spighetta sempre laterale La manica, come vedete, piano piano si riesce a cucire senza creare nessun dislivello. Se vol vole volessimo far vedere proprio il l'aterale, cucita in questo modo, poi abbiamo il problema dall'altra parte. Per questo, vi sconsiglio di fare questo tipo di cucitura, che non si vede nulla, ma poi alla fine si vede dall'altra parte per cui dobbiamo tutte e due le parti devono essere Allora dopo aver fatto tutte le cuciture il nostro cardigan è terminato possiamo inserire dei bottoni, possiamo mettere una cintura in vita, possiamo fare un bordo più, uh, più spesso, più largo. Insomma, le nostre maniche sono perfette anche perché è molto comode. Perché è un punto molto elastico e ci permette, insomma, di, di vestirci molto bene. Per quanto riguarda la lunghezza, vedo tutte le misure. La larghezza avete tutto, eh, potete modificarlo anche la scollatura. Insomma, vi ho lasciato tutte le indicazioni. È veramente molto caldo e molto bello. se siete arrivate. Fino alla fine avete visto tutto il tutorial. Allora, come avete visto è facile, è facile eh, potete imparare il punto per chi già non l'avesse ancora fatto, le diminuzioni, gli aumenti, la cucitura, per cui poi nei prossimi tutorial sempre vi ricordo la playlist corso eh, punto brioche, noi aumenteremo poi le difficoltà e ci saranno nuovi video anche video corti dove possiamo vedere una tecnica specifica come ecco la cucitura oppure il punto oppure insomma le righe brevi riguardare insomma un pochino, un pochino la tecnica allora questo è un inizio di una carrellata di video che ci saranno un bacione a tutti e ci vediamo prossimamente su questo canale baci